Cari fratelli e sorelle della Chiesa che è in Lamezia Terme, vorrei augurare a tutti voi un Natale ricco di gioia, anche se stiamo vivendo ancora purtroppo in questo clima di pandemia che ci porta ad avere un po' timore, paura, ma l'annuncio del Natale arriva, raggiunge tutti noi, raggiunge la nostra vita, raggiunge la nostra mente, soprattutto i nostri sentimenti, con quell'espressione che l'angelo consegna ai pastori, a queste persone umili che sono, diciamo, ai margini, che sono scartate: non temete. L'invito a non avere paura, lasciamoci raggiungere da questa parola bella, grande, gioiosa, luminosa, lasciamoci avvolgere da questa luce che rischiari sempre più la nostra esistenza, e insieme ai pastori, con queste persone umili, semplici, andiamo a Betlemme, andiamo per contemplare il mistero di Dio che si fa uomo e che si fa bambino. È il dono fatto a noi, per noi e per la nostra salvezza, per noi e per la nostra vita, per la nostra salute tutta intera, la salute che prende completamente la nostra vita. Ecco, accogliamo questo dono non per arpionarlo, per tenerlo per noi stessi, ma accogliamo questo dono per portarlo a tutti. È una luce radiosa, straordinaria, è una gioia grande, è una gioia grande che pur con queste difficoltà che ancora bussano nelle nostre porte, bussano alle nostre vite, ecco, dobbiamo portare a tutti, ecco, una gioia grande che ci lascia intravedere qualcosa di più, e questo di più è la nostra capacità di amare, la nostra capacità di abbracciare, di raggiungere tutti gli uomini, soprattutto la capacità di amare le persone che sono più bisognose, le persone che sono anche invisibili. Raggiungiamole queste persone, avviciniamoci a loro con un gesto di bontà, con un gesto di tenerezza, con un gesto di solidarietà. Così sia Natale, così il Signore nasca nella nostra vita, così nella nostra vita rinasca l'amore, quell'amore bello che è capace di abbracciare l'universo, che è capace di abbracciare tutti. Che sia un sereno, un gioioso e un buon Natale a tutti.